Golden, questa era Mood per cominciare un fans club molto speciale in questo 8 dicembre, perché io e Marco Marini non siamo soli, seppur virtualmente. Eccoci! E allora, buon pomeriggio, Marco Marini, Barbara Pinotti, Paolo Meneghelli in regia, anche Stefano Sculli in regia video, ma soprattutto con noi, senza nulla togliere ovviamente, a tutta la squadra classica del Fans Club, finalmente i Pinguini Tattici Nucleari, e abbiamo collegato con noi anche in video Riccardo Zanotti. Ciao Riccardo! Ciao! 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 Ciao Marco, ciao Barbara, è un super piacere essere qui e appunto ricordavamo prima i bei momenti che abbiamo passato lì da voi. Eh sì, 14 di febbraio, lo ricordiamo perché per noi è una data storica importante, non solo per gli innamorati, insomma, perché era San Valentino, però l'ultima volta che siete venuti fisicamente a trovarci qui a Radio Bruno era proprio il 14 febbraio, poi da lì sappiamo tutto quello che è successo, quindi bentornati anche se virtualmente oggi. Ciao Riccardo. Allora, la scorsa settimana sono usciti un nuovo EP dei Pinguini Tattici Nucleari e poi anche il tuo esordio letterario, che è il tuo primo libro, o titolo per entrambi è Aya. E allora, cosa racconti Riccardo in questo libro? Ma diciamo che racconto nel libro una storia familiare, cioè di ricongiungimento tra un figlio e un padre. Il figlio non aveva mai conosciuto appunto il suo genitore, aveva solo sua mamma, e la mamma prima di morire, poco prima, lo informa del fatto che questo padre c'è, è ancora vivo, e allora il figlio decide di andare ad incontrarlo e poi succedono tante cose. Il setting, diciamo, è quello di una collina in cui tanti non parlano, sono resti quasi quelli che ci vivono ad avere rapporti sociali, però alla fine, insomma, ci sono dei sentimenti che si sprigionano, se così vogliamo. Riccardo, perché hai scelto proprio questo titolo, Aya? Perché penso che definisca il 2020 in modo perfetto, cioè calza a pennello, come si suol dire. Aya è la parola che abbiamo pensato tutti almeno una volta, ma penso anche più volte durante questo terribile anno. Giovanni, no? È il protagonista, credo, del libro, se non vado errato, che è questo personaggio, insomma, un po' timido, un po' schivo, così che ad un certo punto, credo proprio all'inizio, si chiede chi cavolo, diciamo così, me l'ha fatto fare. Tutti noi, almeno una volta, anzi spesso molto di più, ci siamo fatti questa domanda, no? In qualche situazione ci siamo chiesti, ma chi cavolo me l'ha fatto fare? Tu, l'ultima volta che tu ti sei detto, o almeno hai pensato, chi cacchio me l'ha fatto fare, quando è stata? Ma allora, devo ammettere che l'ultima grande volta in cui mi è successo è stato, appunto, di chiedermi questa cosa, è stato a Sanremo. Ero molto felice, però devo ammettere che il momento appena prima di salire sul palco è un momento molto, diciamo, delicato. Ti chiedi un po' tutto quello che hai fatto nella tua vita, cosa ti abbia portato lì, e non te lo chiedi tanto per, appunto, in modo negativo, ma te lo chiedi perché dici, ma sarò pronto? E quindi poi la risposta fortunatamente è stata sì, in qualche modo, perché è andata molto bene, però appena prima hai una paura immensa. Beh, però lo rifaresti? Lo rifarei tutta la vita, assolutamente. A noi Sanremo ha dato tantissimo e penso anche che Amadeus quest'anno, se si farà, spero di sì, potrà ridare ancora il meglio di sé. Allora, quest'anno sono successe tante cose brutte, ma è successa anche questa cosa bella, che avete scritto nuova musica, 7 nuove canzoni, poi c'è questo nuovo libro. Che cosa hanno in comune il romanzo e le canzoni di Aya, a parte il titolo? Ma allora, ci sono molti macro temi che vengono affrontati sia nel romanzo sia nelle canzoni. Mi viene in mente ad esempio il tema della maschera, pirandellianamente parlando, la maschera che tutti noi mettiamo, le maschere anche che tutti noi mettiamo a seconda delle situazioni della vita che viviamo. C'è una maschera per il lavoro, c'è una maschera per la scuola, c'è una maschera per quando siamo sui mezzi pubblici addirittura. Ci sono maschere per ogni cosa, e questo tema è affrontato sia dal libro che dalle canzoni, ma anche numerosi altri, ad esempio l'amore per la famiglia. Nel lockdown ho un po' riscoperto questa dimensione familiare, paradossalmente, perché non avendo vicini i miei cari ho capito quanto io ci tenga,
E quindi ecco, tutto è rispecchiato in entrambe le cose, libro e EP. Le canzoni di Aya possono essere un po' considerate come una sorta di porta, di fuga, insomma, almeno con l'immaginazione, col pensiero, per scappare dalla condizione difficile, pesante, insomma, creata dal virus che ha modificato così profondamente le nostre vite? Beh, sì, secondo me ogni opera d'arte dovrebbe essere intesa come opera d'evasione. Insomma, è importante anche il divertissement, come lo chiamano i francesi, che non è il divertimento, e anche quello è importante, per carità, ma appunto ogni tanto anche la distrazione, soprattutto in momenti difficili come questi. La distrazione non è qualcosa che ti porta a non analizzare e a non affrontare i problemi, è più qualcosa che riesce a farti ritornare a una dimensione un po' più leggera. Ecco, la leggerezza è una cosa che ci manca molto in questo particolare periodo storico, quindi sì, le canzoni sono anche intese proprio in quella dimensione. A me piace molto questa cosa delle maschere alla quale hai accennato poco fa, e ne accenni anche in Scooby-Doo, dove canti togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Secondo te quali maschere in particolare ci dovremmo togliere tutti quanti? Ma allora, soprattutto ritorno ancora al discorso del leggero. Dobbiamo toglierci un po' di pesantezza di dosso, secondo me. Anche adesso, il Natale non lo potremo vivere allo stesso modo degli altri anni, ovviamente, perché alcune cose, come ben sappiamo, sono cambiate, però potrebbe anche essere un momento per ragionare molto su noi stessi, un Natale vissuto nel vero modo, diciamo, in quello più genuino, non quello consumistico. E una maschera appunto è quella della pesantezza, cioè il fatto di affrontare la vita in un modo diverso. La ragazza protagonista di Scooby-Doo è una ragazza che decide a un certo punto, per tutto quello che le è capitato, anche cose brutte nella vita, per rapporti tristi, di diventare di mettersi una maschera, ecco, e nel ritornello proprio la si invita a togliersela e ad essere un po' più buona, un po' più dolce, un po' più sensibile anche. Allora, il libro purtroppo non ce lo possiamo leggere tutto in diretta, però almeno possiamo ascoltarci qualche canzone dalle EP Aya, e ascoltiamo proprio Scooby-Doo, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Bruno. Scooby-Doo, Pinguini Tattici Nucleari, in rappresentanza di tutta la band c'è Riccardo Zanotti collegato con noi, e Scooby-Doo è una delle canzoni del loro EP Aya, uscito pochi giorni fa. C'è un'altra delle canzoni, Riccardo, una delle sette canzoni di Aya, che si intitola Scrivi le scemo. So che sei un gran romanticone, quindi volevo approfondire un po' il testo di questa canzone. Fondamentalmente è un testo che invita tutti i timidoni, come lo sono stato per tanto tempo io e ogni tanto lo sono ancora, a uscire da quella timidezza e a scrivere al proprio amato o alla propria amata. E è una canzone che parla di una storia d'amore che dura per tanto tempo. Ecco, questo è un tema che ricorre anche nel romanzo, appunto quelle storie d'amore che iniziano alle elementari e magari finiscono a 50 anni, a 60 anni o non finiscono mai. E quindi ecco, questo ragazzo a un certo punto decide una sera di scrivere alla sua compagnetta dell'elementare, che ormai è diventata un'universitaria, anche oltre. Parliamo anche di concerti, perché insomma sappiamo che il 2020 poteva essere un anno straordinario per voi, lo è stato sotto tanti aspetti, perché riconoscimenti comunque ci sono stati da Sanremo, dischi di platino, dischi d'oro, primi in classifica, eccetera eccetera, però i concerti ovviamente li avete dovuti, come tutti del resto, rimandare, e quindi tutto rimandato all'anno prossimo. Si riparte da Conegliano, lo ricordiamo, con i Pinguini Tattici, speriamo il 6 febbraio del 2021. Ti faccio così una domanda: se ti dico 11 Joyce Hopper, tu cosa mi rispondi? Ti rispondo Stranger Things e ti rispondo anche che è una delle mie serie preferite. Anche delle nostre. Anche delle nostre, non vediamo l'ora, insomma, di vedere la nuova stagione. E a proposito, allora sì, noi chiudiamo con una canzone che fa parte anche questa dell'EP, appunto Aya, tra l'altro con il video che è un chiaro omaggio proprio a Stranger Things, si intitola La Storia Infinita. Riccardo, ti ringraziamo molto di essere stato con noi, anche se virtualmente, diciamo così, oggi collegato audio e video, e speriamo, magari, perché no, proprio in occasione dei concerti che tutti quanti ci auguriamo possano finalmente ripartire l'anno prossimo, ci auguriamo di avervi ospiti qui in radio fisicamente. Grazie Riccardo. Ce lo auguriamo anche noi, ce lo auguriamo. Un bacione, ciao ragazzi, e grazie Radio Bruno. E salutaci, ciao, ciao. Tutti i ragazzi della band. Salutaci tutti i pinguini. Assolutamente. Ciao, ciao, ciao. Ciao.